Ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Lo so, direte, l'ennesimo film di Natale, io me ne ci parlo. Perché non ci parli degli horror? Ragazzi, io ve le porto sempre gli horror. Può capitare che guardo qualcos'altro perché non posso vedere sempre i film horror. Anche se il film è, come mi disse, anche se il canale, come mi dissero, è incentrato sull'horror. E oggi parliamo di Qualcuno Salvi il Natale, con Kurt Russell. E il ragazzino che fece ha fatto i due film, la Babysitter. Siccome mai su Netflix c'è lui, forse avrà fatto un contratto perché si è visto spesso in alcuni film origine Netflix, come questo qua. Film per famiglie, per lo più. Io che ho mai una certa età per me, che ho 27 anni, non mi è dispiaciuto. Devo dire, c'è un film che può intrattenere sia il pubblico più piccolo sia il pubblico dei più grandi, che non si fanno due coglioni così quando se le vedono con i propri figli. Il film, Kurt Russell, come sapete, no? Ha fatto tanti film abbastanza che non c'entrano un cazzo con la famiglia, ecco. Cioè, vederlo qui mi è sembrato un po' strano. Però mantiene sempre la sua anima da ribelle che si è visto sempre nei film che ha fatto, non so, Le Iene. Kill Bill, se non mi sbaglio, era pure Le Iene. Ha fatto vari film con Quentin Tarantino. Per lo più tutti quanti l'hanno iniziato a conoscere perché ha fatto i film con Quentin Tarantino. A me è piaciuto per Tango e Cash. Ti è piaciuto con Tango e Cash che c'era Sylvester Sì. Stallone. E io me lo ricordo, anche a me è piaciuto. Oggi parliamo di questo film. Allora, la trama è una delle più semplici del mondo. Ci sono questi due ragazzini, ovvero mi ha detto il ragazzo della babysitter e sua sorella. Anche lei bravina a recitare, mai vista da nessuna parte. Ma mai sti ragazzini sanno recitare meglio di gente adulta di solito. Kurt Russell qua è bravissimo. Se qualcuno si fa la domanda, dice, ma può essere non era tanto E sei divertente. svogliato. No, si è divertito, si vede che ci è piaciuto fare la parte di Babbo Natale. Un Babbo Natale figo. Niente. Hanno questa idea, dice, perché non becchiamo Babbo Natale? Dice, ma tutto nasce da che praticamente stanno vedendo questi video, soprattutto sua sorella, e vede che c'è il braccio di Babbo Natale che si avvicina all'albero di Natale qualche anno fa. Dice, allora Babbo Natale esiste. Suo fratello dice, ma non esiste un cazzo, chissà cosa sarà stato, forse sarà stato uno zio che si è messo la mano così. E iniziano, diciamo, a fare questa trappola per incastrare Babbo Natale. Le cose non vanno bene, vanno a rompere i coglioni a Babbo Natale si rompe pure, perde le renne, perde il cappello magico che gli dà, diciamo, i poteri, perde anche Il sacco. la carrozza con tutti Il sacco. i sacco e prende. La trama è questa, recuperiamo, perché questi ormai sti film, e come prendete, cazzo ne so, avete presente... Mi ricordo quale parte era di Harry Potter. Che ci hanno fatto un film su. Anzi, mi pare due o uno. Che devono prendere i pezzi per ammazzare a cosi. Gli Horcrux. Horcrux. Nel senso. Sì. Che sono prendere. Che per me non ha senso. Hanno fatto un film tanto per riempire. E questo è così. Cioè, un film che non hanno un'idea buona. Ma devono mettere questa cazzata di Natale. Babbo Natale, dobbiamo cercare queste cose a lui. Sì, ci sono alcune scenette carine, non che vi ammazzate le risate perché non riderete mai. Con questo film dovete avere proprio, boh, non lo so, che vi fanno una pernacchia e voi ridete. Questa è la vostra ironia, dovete avere. O Va ridere bene. ai film di merda di Checco Zalone. Forse è meglio questo, Checco Zalone, lasciamolo Va bene, perdere. dolce comunque anche. Dove? Sì, c'ha anche, diciamo, Sue parti le commoventi. sue parti con momenti che ci devono stare in un film di Natale. Come Dio comanda, ormai quello è una prassi. Il film, ragazzi, ve lo consiglio, è carino, c'è la musica caruccia, una bella fotografia, un po' gli effetti speciali fanno un po' acqua certe volte, tipo quando ho visto le renne. Ho detto che schifo. Sì, però del Avrei mare. preferito che mettono le renne vere, come ho visto in altri film, hanno usato le renne vere e poi non le facevano parlare, che poi manco parlano queste renne, quindi che cazzo le fai a fare in digitale? Ste cazzo di renne, metti le vere, che alla fine ho detto a buona, infatti in digitale perché parleranno, no? Non dicono un cazzo. Quindi questa è la trama, ragazzi. Aiutare Babbo Natale a salvare sto Natale prima che il credo in lui scompaia e la gente diventa tutta cattiva. Perché Natale serve solo a questo, diciamo, a avere la pace nel mondo. Magari fosse così, ma non è così.
La gente di merda ci sarà sempre. E i carboni glieli ficcherei in culo, anziché mandarglieli per così, Regali. per regalo, nel culo. Roventi poi anche glieli metterei nell'ano, se fossi Babbo Natale, se esisterebbe. Ma siccome Babbo Natale non esiste, lo so, ragazzi, non ne abbiamo qua che vedono. No, Siamo tutti vabbè. grandi che conosciamo che Babbo Natale non ci sta. Non lo dire. No, 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 non ci sta, ragazzi, mi dispiace. Per chi ci ha creduto, mi dice, mi scrive l'hashtag mi hai rovinato il Natale. O che ne so, mi hai rovinato un'infanzia. Mi hai rotto i coglioni. Non lo so, ma scegliete voi, avete una lista grande. Fatemi sapere se l'avete visto, se vi piace Kurt Russell. E qual è il vostro film preferito di Kurt Russell? Così, buttiamolo là. Che ci Comunque sta. Kurt A Russell è me Kurt bellissimo. Russell mi è piaciuto molto in Prova Mortale, un po' a prova di morte, che faceva il cattivo. Che ce l'ha con queste qua. Beh, l'ho fatto pure la recensione. Che cade e poi non lo metterà mai la cosa qua sotto. Che è una stronza. Alla prossima.